In questo video ho per voi un prodotto che ritengo davvero super, ma anche molto molto versatile per le vostre autovetture. Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao e bentrovati qui sul canale. Tornano gli amici di Atoto, li avete già visti qui in precedenza con due loro prodotti, vale a dire con due autoradio con uno schermo da ben 10 pollici, una soltanto CarPlay ed Android Auto, l'altra invece anche con i servizi di Google, quindi con il Play Store e tutto il resto. Una vera e propria stazione media center, potremmo dire, quindi anche per avere un viaggio più lieto, chiaramente, ovviamente, in specificarlo, sempre stando attenti, sempre mani sul volante e attenti alla guida, appunto. Comunque ho il loro nuovo prodotto, il P9, con uno schermo da ben 9 pollici. Ma qual è la particolarità di questa autoradio? Da cosa differisce dalle altre? Anzitutto lo vedremo, è super completa, davvero ricca di accessori, ma anche ricca di funzionalità, ma allo stesso tempo è un autoradio che tutti potrete utilizzare. Infatti lei non è a un DIN, lei non è a doppio DIN, bensì si posiziona sulla parte alta della nostra plancia, per intenderci, vedremo, a diversi tipi di supporto. Quindi si adatta a qualsiasi vettura praticamente e può essere utilizzata in tutte le circostanze. In confezione, poi lo vedremo, c'è anche il comando che si va ad agganciare proprio al nostro volante e che permette di controllarla a distanza, rispondere, agganciare e quant'altro, insomma tutte quelle funzioni che fanno i comandi al volante. Un prodotto davvero top. Ovviamente prima di procedere ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione, date uno sguardo, quindi potrete approfondire da voi stessi. Vi lascio anche qualche codice sconto qualora voleste acquistarlo sul sito del produttore, e allo stesso tempo è chiaro, come sempre, ve lo lascio linkato sul mio canale Telegram delle offerte. Cercate Jutech su Telegram, così davvero potrete fare ottimi affari. Infatti i modelli precedenti portati qui sul canale sono stati scontati e molti di voi hanno approfittato. Procediamo con l'unboxing per vedere cosa c'è all'interno della confezione, cosa vi arriva a casa. Intanto box sempre davvero molto ben curato da parte di Atoto, si inizia ad intravedere un'immagine, c'è una ventosa per poterla regolare appunto nelle posizioni a voi più comode, ma vedremo all'interno c'è anche un supporto adesivo che la stabilizza, insomma, e non ve la fa muovere più. Comunque andiamo ad aprire la scatola, vi dico già davvero molto molto pesante, proprio perché oltre alla radio c'è anche una ricca dotazione, ben protetta come sempre. Andiamo a togliere ecco questo bumper e subito si vede lo schermo della nostra autoradio, davvero bellissimo, uno schermo davvero ecco ben curato, lo si vede subito nonostante la protezione, ma momentaneamente lo metto da parte così da andare a vedere il resto. Manualetto di utilizzo, qui c'è tutto, dovrebbe esserci anche la lingua italiana se non erro, sì c'è anche la lingua italiana, mettiamolo via, ed ecco che qui iniziano tutte quante le varie bustine con la cavetteria. Vi anticipo, e lo vedete proprio dai connettori, come questi vadano posizionati nella scatola dei fusibili, però in realtà voi non dovrete fare praticamente nulla, cioè andare solo ad identificare come da manualetto quelli che sono i fusibili, rimuoverli, metterci il connettore e sopra questo connettore che funge da adattatore sostanzialmente andare a mettere il fusibile. Ecco qui, è davvero molto molto semplice, ce ne sono diversi proprio perché vanno adattati in base alle situazioni, in base alla vettura, ma questo poi, ripeto, lo troverete proprio all'interno del manualetto. Mettiamo da parte tutti quanti questi e procediamo a vedere cosa c'è ancora in confezione. Beh, questo è uno stereo che è anche dotato di fotocamere, o meglio telecamere dash cam, una anteriore ed una per la targa. Infatti guardate la classica forma che permette di adattarsi con estrema perfezione proprio alla nostra targa, la cavetteria da far passare all'interno della vettura, magari nella parte sotto i sedili per intenderci, oppure per chi avesse particolari esigenze anche nella parte superiore.
superiore. Io penso che questo, per chi non è pratico, debba essere un lavoro da elettrauto. Comunque, risoluzione delle dashcam full HD 1080p. Mettiamo da parte anche questa e vediamo il resto. Ecco, questo è il supporto. Eccolo qui, molto grande, un supporto tra l'altro a ventosa, molto molto particolare e stabile, perché qui c'è la ventosa, la vedete, e qui c'è proprio questo scatto che una volta fissato rende proprio il tutto molto sicuro sul cruscotto. Per andare a regolare il tutto basta aprire qui ed ecco che voi potete andare a scegliere la posizione e poi andate a chiudere con uno scatto e lui rimane fermo. Guardate, io sto facendo praticamente forza, non si muove, quindi è un supporto che permette, ecco, al dispositivo di rimanere fisso, stabile, senza che vada a traballare. Ottimo da parte di Atoto. Passiamo oltre. Questa dovrebbe essere la dashcam vera e propria, quella che si posiziona, per intenderci, sul vetro anteriore. Eccola qui, anch'essa molto piccola, quindi non desta attenzione, può essere anche ottima da questo punto di vista, proprio per evitare che qualcuno la vada a togliere o altro. Insomma, si va a collegare anche lei alla nostra radio e chiaramente potremo vedere le immagini proprio sul display della nostra radio, anch'essa risoluzione 1080p. E andiamo a terminare con gli ultimi accessori. Questo è il supporto che va proprio dietro il display, si vede qui, e si aggancia alla ventosa. Ma in conclusione vera e propria, ecco che troviamo quest'altra parte che serve qualora avessimo una plancia, la parte superiore della plancia, per intenderci, chiamo cruscotto plancia, ma più o meno ci siamo capiti. Ecco, si appoggia sopra e va proprio a fissarsi in maniera tale che quando quella parte crea troppo attrito, non permette alla ventosa di agganciarsi bene, ecco, con questo potremo davvero ottenere il massimo della stabilità. Però non è finita qui la dotazione, infatti altro scomparto laterale, abbiamo ulteriore cavetteria, e sì, perché l'autoradio è dotata di porte USB, quindi potremo andare a collegare anche queste per poter alimentare le nostre periferiche. Guardate il cavo di alimentazione vero e proprio, che va agganciato a quegli adattatori con i fusibili, vi dicevo, questo va su una parte della carrozzeria e la messa a terra. Poi abbiamo in questo caso una porta USB, abbiamo anche la porta AUX e i diversi collegamenti, ma lateralmente abbiamo un ulteriore scomparto dove al suo interno troviamo adattatori passacavo, abbiamo il microfono, la radio è dotata di un microfono interno, ma con questo concavo potremo andarlo a posizionare dove vogliamo, e con questo adattatore anche sul parasole, per intenderci, oppure con l'adesivo potremo metterlo proprio davanti e parlare direttamente dentro di lui. Abbiamo altri adesivi, abbiamo, ecco, i comandi al volante, ve li vado ad aprire, classici di Atoto, gommatura, si vanno sostanzialmente ad agganciare attorno al volante, e qui avete tutta quanta la pulsantiera, qui avete tutti i comandi, vanno chiaramente a batteria, si svita e poi si può togliere, si può mettere una nuova. Abbiamo altri adattatori per le porte USB di tipo C, magari di trasformarle in altro. Ecco il cavo AUX, un adattatore da USB di tipo C ad USB di tipo A, e poi la batteria per il radiocomando, il pin per togliere la SIM, sì, perché lei è dotata anche di modulo 4G, e quindi fascette di collegamento. Insomma, una dotazione davvero super per una autoradio di questo tipo. E andiamo in ultimo proprio a vedere più da vicino il display, vado a toglierlo dalla confezione. E poi, come vi ho anticipato, ecco, lo andremo a vedere all'opera proprio sul campo. Display da 9 pollici, QLED, monta sopra Android in versione 10, ben 4 GB di RAM, 32 invece la memoria ROM. Abbiamo qui il microfono, quello interno del quale vi parlavo, ovviamente un display touch. Andiamo a guardare nella parte posteriore e qui troviamo davvero tantissime cose. L'aggancio che vi mostravo in precedenza, qui invece abbiamo il sensore di luminosità, abbiamo uno speaker
interno, ovviamente poi va collegato alle casse della macchina, volendo anche in Bluetooth. Abbiamo qui due porte USB di tipo C, una per poter andare ad agganciare quell'adattatore USB, ma volendo potrete metterci anche un hub USB perché lei lo riconoscerà tranquillamente. E qui invece abbiamo un'altra porta USB di tipo C per la dash cam. Abbiamo il tastino di reset, abbiamo lo slot per poter agganciare l'adattatore che vi mostravo in precedenza, mentre nella parte sottostante abbiamo, non so se si riesce a vedere bene, lo slot per la SIM, slot per la micro SD e invece la porta AUX. Ma sono davvero curioso, andiamola a vedere all'opera, tempo di montarla e di farvi vedere le sue potenzialità. Allora, eccoci qui, visione dall'alto, ho montato la mia autoradio sulla scrivania con un alimentatore. Vi chiedo perdono perché ogni tanto potreste sentire una ventola che parte proprio per raffreddare l'alimentatore. Comunque, non ci fate caso. Allora, guardate, questa è la schermata predefinita della nostra Toto. Vi ho fatto vedere, ovviamente, pulsanti di accensione, connessioni nell'unboxing. Vi ho detto anche le sue specifiche tecniche, dimensione, risoluzione del display. Insomma, trovate tutto quanto lì. Vi ho montato lateralmente le due dash cam, quella anteriore e quella posteriore, quindi vi farò vedere come si vedono all'interno qui. Ovviamente ragazzi, io non ho un ambiente super luminoso anche per andare a contrastare un po' lo schermo e non far vedere dei riflessi, quindi tenete in considerazione questo quando vedrete proprio le immagini della dash cam. Allora, prendiamo confidenza con la prima schermata. Torno a dire, qui potrete andare a modificare tutto quanto proprio perché si tratta di una sorta di tablet Android. In alto troviamo i pulsantini per tornare indietro, per tornare alla home, per andare ad aprire, ecco, tutte quante le app che sono in esecuzione. Poi abbiamo la luminosità, cliccandoci si va a switchare, guardate, questa è la modalità più bassa, per poi ritornare a quella più alta. E qui abbiamo il pulsantino, non lo vado a premere, ma funziona anche attraverso comando vocale, proprio per andare a richiamare l'assistente vocale. L'orario, e qui sono andato a collegare il mio smartphone e possiamo andare a vedere tutte quante le indicazioni di batteria, di segnale, eccetera. In questa sezione abbiamo la barra che è personalizzabile andando a trascinare un'icona, e qui abbiamo proprio tutte le applicazioni preinstallate. Chiaramente ve lo farò vedere, qui c'è il Play Store, non lo vado ad aprire per non andare a inserire l'account e quant'altro, tanto sapete come funziona. Ovviamente lo aprite e andate a scaricare l'app che volete, YouTube in questo caso per lo streaming video, ma potrete andare a scaricare anche giochi, oppure penso sempre per lo streaming a Netflix e tutti quanti gli altri servizi. Torniamo un attimo alla home in questo modo e vi faccio vedere subito quello che è il widget della radio, perché voglio togliermi praticamente di mezzo una spiegazione che è necessaria proprio in riferimento alla radio FM in particolare. Ecco ragazzi, questa non è una autoradio Android, nel senso che ha questa funzione ma non si collega all'antenna della macchina. Di conseguenza, per ascoltare la radio avrete in realtà due possibilità. La prima, e premetto che dovrete avere un autoradio di serie all'interno della vostra vettura, si presuppone che un dispositivo come questo vada montato su macchine un po' vecchiotte che non hanno la possibilità di andare ad inserire apparecchi a due DIN, per esempio, spesso richiesti, o apparecchi a un DIN che richiedono particolari tipi di alimentazione, ed ecco perché vi avevo fatto vedere che lui si può collegare tranquillamente sui fusibili della vettura. Ecco, dicevo, dovrete avere la vostra autoradio già inserita e lui, attraverso questo widget, vi faccio vedere, è la schermata dell'autoradio, ma dovrete tenere conto di questi pulsantini qui in alto. Perché? Perché l'autoradio funziona semplicemente in questo modo: voi accendete la vostra autoradio in macchina, quella che avete di serie, la sintonizzate su una frequenza particolare libera da trasmissioni e qui andate ad agire, cioè vi andate a posizionare come prima volta sulla stessissima frequenza della vostra autoradio. Potrete farlo sia senza fili, non dico in wifi perché non è corretto, quindi sia senza fili, oppure utilizzando come in questo caso il cavo AUX, cioè
collegherete la vostra nuova autoradio alla vecchia, per intenderci, tramite cavo AUX, oppure sfruttando semplicemente le onde FM. Una volta fatto questo, una volta trovata la sintonia tra le due radio, potrete switchare tranquillamente qui senza toccare più l'altra e farla funzionare come volete, memorizzare le stazioni, cancellarle tutte quante, aggiungerle alle preferite e così via. Qui invece abbiamo altre modalità di ascolto, per esempio quella con altoparlante Bluetooth, oppure questa sfruttando sempre il Bluetooth ma andandovi questa volta a connettere direttamente sullo smartphone. Detto questo, guardate, abbiamo diverse possibilità di utilizzo. Innanzitutto vado a premere prima qui, giusto per farvi vedere proprio il funzionamento della nostra dashcam. In questo caso ho avviato la dashcam anteriore. Guardate sullo schermo, abbiamo delle coordinate GPS ma anche di velocità, perché toccando un attimo sullo schermo abbiamo diverse possibilità: andare a bloccare il dispositivo, registrare qualora avessimo una micro SD, scattare una foto, ma possiamo andare anche a ribaltare la nostra immagine. Abbiamo delle impostazioni settabili, come per esempio selezionare appunto il nostro archivio, una pennetta se inserita USB o la micro SD, la durata della registrazione che è in loop, quindi arrivata a 5 minuti si stoppa e riprende da capo e va a cancellare i vecchi file, abilitare la velocità e il GPS e scegliere l'unità di misura. La stessa cosa ovviamente potremo andare a fare per la rear cam, vale a dire quella posteriore. Andiamola a cercare un attimo, eccola qui. E guardate, si va ad avviare ed ecco la nostra immagine. È chiaro ragazzi che noi potremo andare ad effettuare anche altre operazioni in questa modalità, cioè sfruttando la camera posteriore, quella che va vicino alla targa, cioè una volta collegati sui fusibili della macchina, ecco che andando a marcia indietro si attiverà automaticamente tutto quanto settabile all'interno delle impostazioni generali del dispositivo, quindi si attiverà automaticamente, andrà a abbassare il volume della musica qualora aveste i sensori di parcheggio e vi mostrerà anche quelle classiche linee proprio per andare a gestire la distanza, gli spazi proprio di manovra. Abbiamo la possibilità di attivare la schermata da HDMI in, vale a dire se avete un dispositivo, faccio un esempio sciocco, una PlayStation, la potete collegare in HDMI proprio qui sopra una console attraverso apposito cavo, chiaramente, e ve lo mostrerà qui. Abbiamo anche l'applicazione Torx, ma c'è bisogno di una scheda OBD per andare a gestire tutta quanta l'elettronica, la diagnostica più che altro della nostra vettura. Abbiamo il Bluetooth 2, interessantissima questa scelta di Atoto, ci dà una doppia possibilità, Bluetooth 1 e Bluetooth 2. Sul Bluetooth 1 si va a collegare lo smartphone, quindi si va a collegare il nostro dispositivo. Sul Bluetooth 2 invece, tenendo libero quell'altro, si vanno a collegare tutti quanti i dispositivi come speaker Bluetooth, come tastiere, come mouse Bluetooth, sostanzialmente potremo fare davvero di tutto. Andiamo un attimo a vedere qui la sezione telefono. Abbiamo il nostro tastierino numerico, abbiamo la possibilità di accedere al registro delle chiamate, possiamo andare a visualizzare i contatti qualora li avessimo sincronizzati. Qui abbiamo il riproduttore musicale, ma attenzione, quello in Bluetooth, quindi se fate partire la musica da un'app di streaming sul vostro smartphone, ma vi ricordo potrete installarle dal Play Store, ecco che vi troverete qui l'equalizzatore e la riproduzione musicale. Qui invece abbiamo i dispositivi collegati, in questo caso il mio iPhone, e le impostazioni che posso andare a scegliere per l'abbinamento: dare un nome al dispositivo, risposta automatica qualora vi arrivi una chiamata lui risponde automaticamente, oppure ripristinare le impostazioni. Vi faccio vedere un po' il tutto, poi vi faccio sentire l'audio. È chiaro, andare a sentire l'audio qui non ha senso, perché dipende tutto quanto dall'impianto stereo che avrete all'interno della vostra vettura, però collego una cassa Bluetooth e poi sentiremo qualcosa. Qui abbiamo un'altra sezione audio che rimanda semplicemente a quella precedente, ma vi farà andare direttamente nelle altre impostazioni. Qui la possibilità di attivare CarPlay. Vi faccio vedere una cosa, tornando un attimo al telefono e andando nei dispositivi, posso attivare la funzione di avviamento automatico di CarPlay
o di Android Auto una volta che viene riconosciuto il mio dispositivo. Quindi come va a collegarsi in Bluetooth, ecco che si avvia, oppure si andrà a avviare in questo modo. Guardate, io sono in modalità wireless, non ho cavetteria attaccata, ecco che si è avviato il mio CarPlay con tutte quante le app così come le ho impostate. Qui posso andare a gestire la schermata, andare a vedere il mio navigatore e quant'altro. Torniamo un attimo alla schermata home. Ovviamente il tutto è possibile farlo anche con Android Auto. Qui abbiamo l'app per la riproduzione musicale, è così. Ovviamente questa andrà a funzionare quando avrete musica su una pendrive oppure musica su una micro SD. Scorriamo un attimo, abbiamo il CarBit Link, non ve lo vado ad aprire, è semplicemente l'app che permette di effettuare il mirroring dello schermo dal nostro dispositivo a qui, quindi niente di stratosferico. Entriamo un attimo nelle applicazioni, giusto per vedere qualcosa di preinstallato, come per esempio Find App, un'applicazione di Atoto che permette di trovare le app migliori per il nostro dispositivo. Abbiamo la possibilità di accedere alla galleria immagini per cambiare gli sfondi. Qui una premessa, trovate DAB Plus, ma in realtà se l'aprite il DAB non funziona perché richiede la sua antenna. Stesso discorso quindi per la radio FM, vi andrete a sintonizzare in quella maniera. Ma vi dico ragazzi che il DAB Plus, soprattutto in Italia, non è un servizio così prestante, perché le stazioni DAB si prendono soprattutto nelle grandi città, mentre in tutto il resto d'Italia il discorso è abbastanza limitato, prenderete poche stazioni, come vi sposterete non sempre queste saranno fruibili al 100%. Spostiamoci ancora e ci sono app, vedete preinstallato Spotify, ma potrete scaricare tutti quanti i servizi che vi piacciono. C'è anche il software, l'app per la gestione delle ruote, della pressione nei pneumatici, ma ovviamente dovrete avere dispositivi preposti che vi permettono di andare a controllarle, come tappini per esempio smart che si mettono proprio sulle valvole delle gomme e vi permettono poi di andare a gestire il tutto. Ovviamente la sezione video per andare a riprodurre video che dovrete avere in locale, e poi abbiamo tutta quanta la sezione widget che è praticamente fruibile grazie alle app che avete installato. Andiamo brevemente a vedere le impostazioni. Intanto vi faccio vedere che potrete effettuare anche lo swipe dall'alto verso il basso, andare a regolare la luminosità del dispositivo, aumentarla al massimo oppure tenerla in modalità automatica. Vedete, potete attivarla, disattivarla e metterla al massimo. Abbiamo la sezione VLAN per poter andare a collegare i nostri dispositivi Wi-Fi. Abbiamo utilizzo dei dati, sì, perché come vi avevo fatto vedere potrete andare a inserire una SIM e qui potrete gestire la SIM, andare a settare l'APN e quant'altro. Potrete sfruttare chiaramente anche un hotspot. Impostazioni del dispositivo, gestione dello schermo, gestione del suono, vedete potete andare ad attivare e disattivare il volume quando andate in retromarcia e attivate i sensori appunto della retromarcia. Stato della posizione fa riferimento al GPS, ovviamente non c'è nessun segnale, in realtà è minimo, guardate qui, perché sono al chiuso, vi dovrete posizionare all'esterno, sì, perché questo dispositivo ha al suo interno già integrato il GPS, mentre per altre autoradio ad esempio va collocato esternamente con cavo. Torniamo alla sezione dispositivo, la gestione del Bluetooth 2, quindi potrete andare ad accoppiare per esempio degli altoparlanti. Io ho accoppiato questo, se ci vado a cliccare vedete mi risulta già accoppiato, posso andare a gestire tutto quanto. Torno un attimo indietro e qui applicazioni, posso gestire tutte le app che sono presenti sul dispositivo, così come andarle a disinstallare o altro, anche se si fa come un normale dispositivo Android. Qui Lens Free, quello che vi mostravo in precedenza, potrete andare in automatico a settare i dispositivi predefiniti. Interruttore di auto start, vale a dire che potrete settare un'applicazione che automaticamente si dovrà avviare proprio con il dispositivo. L'OSD, il mirroring, vedete l'interruttore delle linee di guida, posso disattivarlo, posso attivarlo, chiaramente verrà mostrato quando andrò in retromarcia e quindi quando sarete in vettura. Poi
poi abbiamo il volume predefinito e così altre impostazioni. Qui potrete andare a settare quello che è il vostro navigatore predefinito, ma ecco, aggiungendo più potrete selezionare anche app, e queste attivando quell'interruttore o premendo il pulsante si andranno ad avviare automaticamente. Scegliere la posizione del volante, utente, qui abbiamo le impostazioni di Google per intenderci, quindi l'account, potrete andare a cambiare la lingua, impostazioni di sistema, la data, l'ora, le informazioni sul dispositivo. Vi faccio vedere versione Android 10, però a Toto rilascia anche degli aggiornamenti scaricabili però dal loro sito. Logo di avvio del sistema, sì, perché troverete il logo di Android, eccolo qui, ma voi potrete andare a caricare, sul manualetto è scritto come fare, andare a caricare anche il logo della vostra vettura. Io ho una Fiat, potrete scegliervi quello Fiat, BMW, Audi e quant'altro, quindi potrete fare davvero di tutto con questa autoradio. Adesso mi vado a collegare al wifi, vi ricordo che lui si va a connettere alla mia rete, ecco qui il segnale, vado ad aprire un attimo YouTube e vi faccio ascoltare qualcosa, però torno a dire un test praticamente inutile perché dipende tutto dalle casse che avrete all'interno della vettura. EasyWiz CP7, il video citofono smart dalla risoluzione 2K ma anche ricco di tantissime opzioni. Lo vediamo subito dopo la sigla. Abbiamo anche la possibilità di effettuare delle gesture, per esempio con tre dita, vedete, posso attivare la barra del volume. E lo facciamo come sempre con gli amici di sempre EasyWiz, con tre dita passate dal basso verso l'alto, volte. Oggi la luminosità del display. Il microfono smart, eccolo qui, come vi dicevo, ha una risoluzione di ripresa di ben 2K, lo vedremo. Guardate, poi si va a settare su una risoluzione di full HD e quindi un dispositivo super completo, a mio avviso adatto per tutte quante quelle vetture che hanno un vecchio sistema di riproduzione musicale, quindi una vecchia autoradio. Questo può andarsi ad implementare, tanto da avere ad esempio il navigatore e tutte quante le funzioni che abbiamo visto. L'ultimissima cosa che mi ero dimenticato di farvi vedere, ad esempio vado ad aprire il mio navigatore predefinito, in questo caso Google Maps, vado ad aprire un'app nel multiview e guardate, quando c'è questa icona vuol dire che potrete andare a dividere lo schermo. Per esempio clicco qui, vedete, il navigatore mi si mette di lato e qui posso andare a scegliere l'app che voglio per poterla mettere in maniera parallela e quindi magari avere sempre il navigatore a disposizione e qui avere l'app che voglio durante il mio viaggio. Ovviamente posso andare anche a gestire lo spazio, quindi toglierla in questo modo oppure tornare chiaramente alla home. E detto questo, amici, spero davvero che il video vi sia stato di aiuto, insomma, per dare uno sguardo, per rendervi conto di che dispositivo si tratta, delle sue possibilità, e spero anche che vi sia piaciuto. Se così è stato, un like, iscrizione al canale per non perdervi contenuti come questi, sicuramente mi faranno piacere, ma allo stesso tempo mi aiuteranno tantissimo. Intanto ci salutiamo e ci vediamo proprio in un prossimo, sempre qui sul mio canale YouTube.